Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Crystal Cross Gaming su Ori and the Blind Forest. L'ultima puntata è stata molto lunga e soprattutto è stato un delirio, però quanto bella era, eh? Ditemelo un po', era veramente bella? Siamo scappati da quella follia assoluta di cose e è stato veramente l'inondazione, tutto bellissimo, tutto meraviglioso. Avendo noi curato l'albero Ginso dalla sua corruzione, lo spirito delle acque ha purificato tutte le acque del nostro mondo, quindi ora ci possiamo entrare, se ho ben capito. Però guarda un po' che ci abbiamo ci abbiamo l'aria limitata per respirare sott'acqua. Andiamo un po' a vedere. Allora, di qua. Molto bene. Allora, è di qua che dobbiamo andare? Eh beh, direi di sì, perché non vedo molte altre strade. O meglio, no, non ne sono così sicuro che dobbiamo veramente andare di là, però... Oh, mamma mia. Io come ci arrivo lì? Non è dato saperlo, per ora. Comunque, se non altro, abbiamo un bel po'. No, non sono sicuro di sapere come ci si arriva là. Ho come l'impressione che dovremo tornare là. Fammi indovinare, questo è uno degli allegri punticini che poi troveremo. Ah, ho sbagliato. E ancora mi capita di sbagliare pulsanti ogni tanto, sì. Rifiatiamo. Allora, per nuotare più velocemente bisogna sempre tenere premuto qui A. Lì c'è qualcosa. Andiamo un po' qua giù. Aiuto, piano. Oh, abbiamo energia. Piano. Di qua invece cosa c'è di bello? Assolutamente niente. E ho sprecato. Mi tocca tornare là per piano, per respirare. Dove diavolo si andrà qui sotto? Eh beh, non è che ci siano molte altre strade da fare, credo. Andiamo veloci perché non so se ci saranno sacche d'aria. Sembrerebbe di sì invece. Allora, qui vedo dell'aria. Oh, e qui c'è una delle chiavi. Perfetto. Andiamo. Ah, cavoletto. Veloce. Aria. Ancora aria. Vediamo se qua c'è qualcosa che possiamo fare. Aia. È su. Vai. Qui. Sono infidi e bastardi, eh. Oh, e qua ci siamo arrivati. Ma lì come ci si va? Non è dato saperlo per ora. Qui si va da qualche altra parte. Allora, vediamo di avere una tempistica ottima. Vai. Oh, molto bene. Veloce. Oddio. Allora, e adesso mi sa che dobbiamo tornare su, perché con queste due chiavi mi pare di poter aprire la porta. Allora, calcoliamo bene i tempi. Ora. Vai. Veloce. Allora, devo prendere aria qui per forza. Ok, vai. Veloce. Grazie a Dio il nuoto è molto fluido. Puoi controllare il personaggio perfettamente.
molto bene, perché sennò sarebbe stato davvero un problema. Un attimo, ok, aria. Allora, di qua non c'ero andato in effetti. Che cosa... Wow, 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 wow. Mannaggia. Non gli faccio niente. E mo mi sono intestardito, però voglio capire che cosa... Allora, facciamo così. Salviamo. E vediamo un po'. Qui per caso posso spaccare? No, non posso spaccare. Qui mi ci vuole qualcos'altro per passare. E non mi è del tutto chiaro che cosa. Forse quello... No, eh? Eh no, qui non ci va il rinoceronte, perciò... Non gli faccio niente. Già. Niente. Quel nemico è praticamente indistruttibile. Lo posso soltanto saltare. Oppure posso semplicemente morire. Sapete cosa? Vabbè. Fatemi tentare di andare a posare quel pezzo là. Io voglio posare questo pezzo. Vediamo che mi dà. Ah, un gran bel pezzo di mappa. Oh, e lì mi sa che c'è un altro potere. Sono morto. Che bellezze. Dai. Grazie, 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 via. Mi ha dato la mappa, sì. Svanire. Svanire potentemente. Via. Allora, risalviamo un secondo. E apriamo la nostra cara porticina. Allora, vediamo un po'. Vediamo cosa c'è di bello. Qui in acqua ci posso andare, quindi nessun problema per quello. Vediamo cosa c'è in acqua. C'è qualche cosa di interessante? Andiamo a dare un'occhiata, va. Qua sotto. Eh sì, questo direi che è interessante. È la miseria. Mi ha dato un bel po'. Ora. Ah, molto bene. Allora, lì ci sono degli spuntoni piuttosto aggressivi. E questa è un'altra parte puzzle. Cioè, puzzle, insomma, molto platform. Ok, perfetto. Ah, beh, è tutto reso molto più facile da quei cosi. Senza dubbio. Allora, per capire un secondo, come ci arrivo là? Con la morte. Ah, cavolo. Devo rifare questo pezzo. Bene, bene, bene. Veloce, veloce, veloce. Dai. Andiamo sotto, andiamo sotto, andiamo sotto. Andiamo sotto. Oh, prendiamo un attimino di aria. Vai, prendiamoci questi punti che sono molto utili. Andiamo pure qui. Vai. Stavo ragionando sul fatto che la nuova abilità di nuoto ha sicuramente reso accessibili un sacco di zone che precedentemente non avevo visitato o in cui non potevo andare e in cui adesso invece posso.
Allora, intanto vediamo dove ci porta questa zona qui. Ehi, ma la miseria. Oh, ci sono. Oh oh. Qua si profila una situazione poco piacevole. Dove sono? Oh. Ilo era il più resistente di tutti gli spiriti, il più potente che si sia mai visto. Ora giace qui, trasformato in un albero ancestrale. Oh, nuova abilità all'orizzonte. Ha imparato il colpo a terra. Per usare questa abilità premi A per effettuare un balzo in aria, poi in giù per tuffarti con forza verso il terreno. Molto bene, perché ho come l'impressione di sapere già come usarlo. Molto figo. Ok, però non posso usarlo col doppio salto. Va bene, non fa niente. Ecco qua. Perfetto. E ho un nuovo punto abilità. Io ho come l'impressione che sia il caso di salvare. Voi che dite? Ne ho energia? Sì, ne ho. Partita salvata e accediamo. Cosa c'è di interessante? Aumenta ulteriormente la forza della fiamma dello spirito e richiede 2 punti abilità. E io me la terrei per questo, perché al momento è la cosa che mi interessa di più. Sì, decisamente. Anche se pure questo è utile. Oh. Ah. Sì. Oh, la miseria. Questo pure è interessante. Alla miseria. Oddio, tutto ciò è molto bello. Ragazzi, è figo esplorare gli alberi dell'abilità, perché davvero... non lo so, che dite? Mi ritrovo spesso senza vita. Quasi quasi lo piglio. Prendiamolo, va. La risalviamo. Ok. Ora, dove siamo e dove possiamo andare? Vediamo un po'. Come funziona? Ah, cos'è? Una sorta di... Ah, va. Carino. Molto carino. Sì, solo che... Oh, oh. Come dovrei fare qui? Aiuto! Dovrei farlo schiantare contro il muro? Probabilmente sì. Probabilmente sì. Però come... Proviamo un po'. E niente, ragazzi, non ho mica capito che cosa dovevo fare là. Non mi è chiaro per niente. Ops. Non ho premuto abbastanza in fretta. Così. No, lì non ci arrivo. E devo andare qui per forza. Devo fare di nuovo così. Quel punto davvero non mi è chiaro, però. Muoio di nuovo se non riesco a capire che cosa devo fare. Ah, spacca l'armatura questo. Benissimo, ok. Bene, ragazzi, ci sono arrivato. Ci ho voluto un attimino, ma ci sono arrivato. Rifacciamo questo pezzettino piccolo.
molto bene. Molto molto bene. Ah, uccidere quello aveva, cioè risolveva il problema? Non me l'aspettavo. D'accordo, d'accordo. Allora, con il colpo a terra posso raggiungere sicuramente altri punti. E cosa che farò ora. Beh, qui in acqua non c'è nessun problema. Torniamo indietro perché qui c'era sicuramente un po' di roba da spaccare. Esatto. Molto bene. Molto bene. E soprattutto di là. E con il colpo a terra per di più. Ma è tosto lo stesso comunque, pure senza... Mannaggia la miseria. Niente, sono morto uguale. Non mi dite che devo rifare tutta quella parte. Ok, ok, ok. Salviamo qui. Perfetto. Ed anche un sacco di punticini. E un sacco di vita. Come funziona qui? Come funziona nell'acqua però? Come faccio? Come si fa qui nell'acqua? Come cavolo è possibile? Sarebbe fighissimo riuscire a capire... Oh! Oh, guarda un po'. Un punto segreto. Un altro bel punto abilità. Questa volta... quello non si può rompere da quella parte, purtroppo. Ok, le devo fare più spesso questi tentativi. Ma dai, ma come? Di nuovo lui. Come si fa? Io non lo so. No, è così. È così. Va bene ragazzi, qua c'è un attimino da capirla. Cavolo ragazzi, non ci posso credere. Ma davvero? Ma quando cavolo ci sarei mai potuto arrivare? Cioè, questa cosa è nata proprio per caso. Che figo. Quindi no, la soluzione non era così evidente. Mannaggia. Mi viene un po' voglia di maledire gli sviluppatori di Ori in questo momento. Hanno fatto veramente penare, per scoprirla questa cosetta. Che simpatici. E chi cavolo se lo immaginava? E soprattutto non immaginavo di arrivarci con l'esplosione. No, sto cavolo di rinoceronte maledetto. Niente, ma ha dovuto prendere lo stesso, Muori, giù. Perfetto. Oh, ci siamo. E adesso con tutto l'amore del mondo salvo. Ui. Vai, saltare e finisco qui. Perfetto. Molto, molto bene. Ora qui. Qui. E andiamo giù. E il punto dove dobbiamo andare è da tutt'altra parte rispetto a dove siamo adesso. Quindi ci aspetta un lungo viaggio. Ho come l'impressione che avremo occasione di riesplorare alcune zone.
Ecco, questo che assolutamente prima non lo potevamo fare. Eh sì, vedete? Allora, fatemi pensare. Forse però posso andarci lì sotto adesso. Nella forte tentazione di esplorare, di andare avanti per zone in cui ancora non sono stato, perché non avevo le abilità necessarie per andarci. Però vediamo un po' di andare con cognizione di causa. Dove sarà il caso di andare? Sarà sicuramente il caso di andare da questa parte. Perché qui non ho sicuramente esplorato. E guarda quanto lontano è. E non è per niente immediata la strada. Qualcosa mi dice che ci sarà da macinare. Va bene, allora, proviamo ad andare da questa parte. Andiamo su, andiamo su, andiamo su. Prendiamo un po' di vita che ci serve. Eccoci qua. Sapevo io. Però salverò qui. Non mi va proprio di rifare tutta quanta la strada. Ok, andiamo, andiamo. E qua prendiamo un po' di vita. Lì moriamo. Però, lì è proprio il caso di andare. Perché c'è questo coso gigante che posso spaccare. E trovo un sacco di punti. Oh, per un pelo. Lì c'è un sacco di energia. Molto bene. Oh, energia piena. Vediamo un po'. Da qua dici che davvero. Vabbè, provare almeno ci devo provare. Proviamoci un po'. Effettivamente non avevo il doppio salto, mi pare, quando stavo qua. Quindi sicuramente un punto in cui non sono andato. Ecco. Mannaggia. Ah, se qualcuno non mi prende a schiaffi proprio non va bene, eh? Molto bene, molto bene. Io salvo e ho due punti abilità. Quindi il collegamento dell'anima mi serve per... Sì, credo proprio che prenderò questo, sì. Aumenta la forza della fiamma dello spirito. Decisamente. Che succede? Oh! Ancora alla ricerca della luce, accecata dall'odio. E basta. Oh, aspetta, questo è un pulsante. Si è aperto quello. Molto bene. Vedete ragazzi, allora sto tornando piano piano sui miei passi praticamente. Ah, dove casco? Qui. Ma va bene. Va bene, va bene. Vediamo dove vado. Ah, sbagliato. E che dannazione. Non è che dovevo per caso spaccare qualcosa. Molto bene. E qui devo rompere questo muretto e andare qui sotto. Vai. Veloce, perché mi sa che non c'è l'aria. Oh, meraviglioso.
Mi sa tanto che è una cellula vitale. Bene, bene, bene. Sarà il caso di salvare ancora? Forse sì. Forse sì. Sì, credo che salverò. Dove siamo ora? Oh, lì posso andare in acqua e prima non ci potevo sicuramente andare. Perfetto, grazie. Andiamo in acqua, esploriamo un po'. Ah, qui. Questo va aperto in qualche maniera. In che maniera però? Ah, sbagliato. Ecco, molto meglio. Questo è per caso... No, sembrerebbe di no. Questo però sembrerebbe di sì. E infatti lo è. Esatto. Andiamoci un po'. Qui sotto. Cavolo, ragazzi, si inizia a complicare un sacco, che ci sono punti, punti che poi vengono scoperti un po' per volta, piano piano. Ok, e questo che succede? Si tira? Sì. Ah, altro pulsante praticamente. Molto bene. Cos'è, a tempo scommesso? O qualcosa del genere? Aia. Che era successo? Giù e giù. Dove si va? Dannazione. Oh. Altra cellula vitale. Sono dannatamente utili. Oh, dove sono? Oi! Scimmietta maledetta. Tu mi torni familiare. Vabbè, qui c'è semplicemente un po' di punti abilità. E già ce n'ho un altro. Molto bene. C'è qualcosa che posso esplorare qua? Sembrerebbe di no. Però lì sì. Ok, qui vado in acqua. E in acqua c'è qualcosa di interessante? Oddio, potrebbe in effetti. Questa porta energetica mi dà un sacco di punti. Ma veramente tanti. Eh sì. Ah, io salverei perché è passato già abbastanza. E c'ho di nuovo due punti. Mentre il raggio è il danno del colpo a terra. Oppure questo. Oppure questo. Non so davvero cosa fare. Oddio, questo qua è veramente comodo, perché così posso salvare molto più spesso. Va bene, allora facciamo questo, così appena arriva il prossimo punto lo posso prendere. Dannazione, vai. Oh, pure. Molto bene. Però non c'ho energia, cavolo. Sarebbe stato un sacco comodo. Sarebbe stato davvero un sacco comodo. Va bene, ragazzi, sapete che è? Ho appena salvato e questa puntata credo che sia durata già abbastanza. È un po' strana la durata di questa puntata, non mi sono tanto reso conto perché ho
speso un sacco di tempo a capire che cosa cavolo dovevo fare in quel punto là. E ho perso un po' la cognizione del tempo, va bene? Comunque, adesso Ori si sta complicando perché stiamo tornando in posti già frequentati ma con un sacco di nuove abilità, quindi possiamo avere accesso a molti altri posti, ma il punto che dobbiamo raggiungere è lontanissimo. Quindi sarà un lungo cammino e una bella avventura, si spera. Va bene, ragazzi, alla prossima puntata.